Quello stesso giorno, 13 di novembre, arriva un espresso al signor Podestà di Lecco. Così comincia il 18° capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Oggi, 13 novembre 2020, purtroppo a museo chiuso, vi invitiamo a conoscere una parte della sezione manzoniana del Museo dei Cappuccini. In una vetrina sotto alcuni ritratti dello scrittore sono esposti alcuni volumi del romanzo. Tra questi, due esemplari della Quarantana, la prima edizione illustrata voluta dal Manzoni a seguito di una revisione linguistica, la cosiddetta risciacquatura dei panni in Arno, e pubblicata a fascicoli tra il 1840 e il 1842. Per questa impresa il primo interpellato fu Francesco Hayez, che dopo qualche schizzo si ritirò, lui per primo insoddisfatto. Poi il francese Boulanger, che fece una sola prova fra Cristoforo e Renzo presso Don Rodrigo agonizzante, che venne pubblicata nell'opera definitiva. Si ingaggiò infine il piemontese Francesco Gonin, che soddisfece appieno le precise richieste del Manzoni. A partire dall'edizione del 1869, in museo si espone la ristampa del 1887, alcune xilografie di Gonin vennero sostituite da quelle di altri autori, tra cui Luigi Borgomainerio e Tranquillo Cremona, mantenendo, ove possibile, quando i legni erano ancora in buono stato, le immagini originarie. Questa è una delle tre pregevoli tavole fuori testo, opera del giovane Tranquillo Cremona, che si affiancano agli interventi precedenti, in particolare della prima edizione illustrata ad opera di Francesco Gonin. La sostituzione di alcune immagini ormai rovinate comportò in alcuni casi anche il necessario cambiamento di impaginazione. Tra i volumi esposti vi è anche la pubblicazione della casa editrice Oepli nella ristampa del 1915. La prima edizione del 1900 aveva eletto come illustratore il pittore simbolista Gaetano Previati, vincitore di un concorso al quale avevano partecipato tra gli altri Fattori e Mantegazza. Il secondo, solo di recente, edito come illustratore del romanzo di Manzoni.